Allora, iniziamo aprendo queste. Utilizzerò questa base per aiutarmi. E andiamo a aprire tutta la pasta così. Allora, adesso inizieremo a fare delle striscioline in questa maniera. Io mi sto facendo aiutare dal tagliapizze, così, e poi andiamo a tagliare ancora formando dei quadrati su per giù di questa dimensione. Così. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a scegliere i nostri condimenti, quindi o i salamini, o le mozzarelline, oppure le olive. Iniziamo con i salamini, così vi faccio vedere come vengono, e decidete se metterne uno o di più. Io non lo so, in quella più grande, in questa, decido di metterlo. Allora, come viene? Viene fatto come se fosse un fagottino. Oh, scusa, qui si è aperto. Come se fosse un fagottino. E questa è la forma. Lo facciamo in caso in quelli più grandi. Così il fagottino viene bene. Lo arrotolate e lo fate diventare così. Adesso andiamo ad aprire, le altre due cose. Queste sono le mozzarelline. Facciamo la stessa identica cosa con le olive. Facciamo sgocciolare un pochettino. Andiamo a prendere un'altra ciotolina. Adesso vi faccio vedere con l'oliva. Un'oliva, prendete un'oliva ovviamente, la mettete dentro la pasta e chiudete come se fosse un fagottino. Ovviamente vi dico di dare questa forma perché poi faremo delle palline per quanto riguarda l'albero di Natale. Sempre l'oliva qua dentro. Potete scegliere anche di mettere dei salumi. Io dopo utilizzerò anche il prosciutto, salame, ne farò di vari tipi. Ecco, la stessa cosa con la mozzarella. Andiamo a prendere un quadratino, mettiamo la mozzarella all'interno, lo chiudete e coprite gli angoli. In questa maniera. Io ovviamente prendo i pezzettini più grossi, così mi viene meglio. E queste sono le palline. Noi continuiamo e poi vi faccio vedere come viene composto. Adesso andiamo a mettere il petto di pollo. Come il salame, il prosciutto, io li acquisto all'Eurospin, mi trovo bene, quindi se dovete dire delle stupidate, non c'è bisogno che le dite, perché questa è la cosa. Allora, ho deciso di mettere con le olive, metterò anche il petto di pollo fatto in questa maniera e un'oliva, perché l'oliva è troppo piccola. È piccola, piccola, quindi solo l'oliva non mi piace. E quindi andiamo a fare il fagottino. Quindi prendiamo di qua. Prendiamo la pasta. Prendiamo il petto di pollo. Prendiamo un'oliva e la chiudiamo.
I bravi, bravi, bravi. Ovviamente non vi preoccupate se le forme non sono perfette, perché tanto ve li dovete mangiare. A me piacciono, io le ho viste fare e mi sono piaciute tantissimo. E quindi ho avuto l'idea di farli. Ovviamente, se avete altre idee da proporre, io sono libera di farle insieme a voi. Continuiamo. Qui c'è Chloe che sta controllando la situazione, con la speranza che cada qualcosa e lei possa mangiare. Andiamo a prendere una mozzarella. Io li farò diversi, così quello che coglio, coglio, perché non c'è bisogno di sapere quello che c'è dentro. Ovviamente sono tutti buoni e quindi noi ce li mangiamo molto volentieri, molto, molto, molto. Ovviamente alcune forme vengono bene, le altre un po' meno, ma non è un problema. L'oliva. Adesso proseguiamo e facciamo tutti i salumi in generale. Aspettate che riprendo i salamini, questi qua. Questi ovviamente, essendo che già hanno un bel i salamini hanno già un sapore, nel senso bello forte, lo possiamo lasciare anche da solo. Giusto? Comunque ve lo ripeto, se avete, no, questo è troppo grande. Se avete altre idee per quanto riguarda queste composizioni, me lo fate sapere che li proviamo assieme. È bello provare le cose. Io ad esempio non le ho mai fatte, adesso mi sono sbizzarrita e ho iniziato a fare anche queste cose. Ovviamente le mani ce le ho pulite, nemmeno a dirlo, giusto? Io ne faccio in più perché li lascio anche per domani, visto che oggi è la vigilia di Natale. Li lascio anche per domani. Allora, appena abbiamo fatto questo, adesso prendiamo la teglia e vi faccio vedere la composizione. Allora, prendete la carta forno qui senza mettere nient'altro e iniziamo a fare la composizione per quanto riguarda l'albero di Natale. Ovviamente aggiungete le palline e piano piano iniziamo a fare. Ovviamente ce ne vorranno di più. Aspettate che mi serve una terza. Ovviamente ne dovete mettere di più perché queste sono poche, ma io già sto preparando le altre. Ovviamente, piano piano dovete iniziare a fare la forma di un albero di Natale. Li potete mettere anche vicini. Ecco qua. Adesso faremo la base. Anche se non sono uguali, fa niente. Adesso ne metterò un altro e questa sarà la forma. Ora ve lo faccio vedere. Dovete fare la composizione così per formare un albero di Natale. Adesso ho preso un uovo sbattuto, gli ho messo un po' di origano e adesso andiamo a spennellare il tutto. Adesso lo mettiamo in forno. E poi vediamo com'è il risultato finale. Vi faccio vedere poi la fine, ok? A dopo. Questo è il risultato. L'ho appena uscita dal forno. Qui abbiamo fatto le palline di Natale e qui abbiamo l'albero di Natale. Spero che vi piaccia. A dopo.
Alla prossima!